questo programma è riservato ad un pubblico di folli, amanti della movida notturna e persone fuori di testa. Ai restanti perbenisti e sani di mente è altamente sconsigliato l'ascolto per evitare gravi problemi psichici. È un medicinale. Ascoltare attentamente le avvertenze può avere effetti collaterali se il sintomo persiste. Son cazzi tuoi! Musicomio è presentato da... Vedi? È grosso, non ci entra. Come? È grosso, non ci entra. È grosso, non ci entra. Ma che avete capito, Lilli? Ho lasciato l'ombrello aperto e macchina mica c'entrava. Un sabato a tutti, Ciao bello! Un sabato! Ciao bello! Un'altra volta c'è il musicomio! E poi così! Sì, signori, sì, il musicomio! Sì. Quest'oggi farò un presigla un po' particolare. Vai. Che dite, ragazzi? Vai, va bene, associerò ad ognuno di voi un effetto sonoro. Vai. Iniziamo con il nostro DJ esterno, Diego. Diego. Diego, tu hai questo effetto. È grosso, non ci entra. Raia. Diego, ti piace, Raia. Il nostro DJ esterno e reporter direttamente da Milano, Alex Belloni. Vai. Mister Ax. Vai. Tu ti sei guadagnato questo effetto sonoro. Vai. È la Bernarda. È la Bernarda. Vai così. Invece, chi ci fa le sigle? Emiliano Chioffi, insieme alla nostra cantante Federica D'Andrea, sì. Voi avete questo effetto. Vai! Barrito! E grosso non ci entra! Eh sì, eh sì, eh sì. Chi ci fa i jingle? Grandi i nostri ragazzi, più matti di noi, i Pizza Connection! Vai! Pizza! Sì, voi signori avete questo effetto. Chissà perché, Strano. Grandi ragazzi! Eh sì, ora chi tocca? A lui. Tocca a te, VIP. Ah, grazie. VIP, vai, vai. Tesoro mio, ti voglio bene. Grazie. E visto che ti voglio bene, ti sei guadagnato questo effetto sonoro. Vai. Vai, VIP! Uno stadio intero. C'è uno stadio per te. Oh, ti voglio bene, VIP. Grazie, grazie, anch'io tanto, invece tanto. Che abbiamo? Ah, sì. Tocca a te. Eccolo. Marco Valotta. Ciao amore. Marco, vai. Ci sei? Sì. Allora Marco, tu ti sei guadagnato da parte mia, perché lo sai che ti odio. Grazie. Questo effetto sonoro, sì. Ma non penso sia proprio un effetto. Sì, lo so. Ascolta un po'. Vai! Ti adoro, Beppo, grazie. Sì, e lo sai che ti voglio bene, no Marco? Lo so, grazie. Signori, che bisogna dire? È sabato pomeriggio, dobbiamo partire. Sì. Questa è la squadra del musicomio. Dillo. E allora, sigla! Vai! Sai cosa c'è? Io non ho ancora le parole. Vai. Che batte dentro me. Brilla sempre più forte. Non la smette mai. Più. Vabbè, mai. Prova anche tu, vai! Vai! Prova anche tu. Vai. Senti che musica. Non ti puoi perdere. Che musica mio. Grazie Jessica, ci odia, vai. Il musica mio. Vai che sabato, signori. Il musica mio. Vai che c'è la patata in studio. Il musica. Viva la patata. Vai così. Deve partire un altro sabato. Vai. Musica mio. Oggi mi hanno detto che ti devo far fare il vocalist. Vai col vocalist. Una nostra ascoltatrice ha detto devi far fare il vocalist a VIP. Ma io non sono vocalist. Lo so, intanto sempre Federica D'Andrea, grazie, la sigla. Ciao Fede. E senti che ti muovi, e guarda come muovi. E senti che ti muovi, ascoltaci. E senti che ti muovi, e guarda come muovi. E senti che ti muovi, ascolta. Questo è Musicomio. E se non sono matti, non ce li vogliamo. Buongiorno! Buongiorno! Ecco di nuovo il musicomio è in partenza. Buongiorno, buongiorno! Buon sabato, ma ragazzi. Ma come è possibile? Mi fai più casino del mio aggeggio. Del tuo coso. Del mio cicillo. Allora, signori, grazie VIP di essere con me questo sabato. È sempre un piacere essere a te, Marco. C'è la squadra completa di VIP. Ivano, ciao! Ciao a tutti! Vai!
abbiamo la patata in studio, signori, è venuta a trovarci Jessica. Ciao, ciao, ciao tesoro. Avvicinati, avvicinati. Aspetta, te lo metto meglio. Perché ti piacciono i microfoni? No, avvicinati, vai. Vicino, vicino. Vicino. Oh, oh, oh. Ma la senti che voce sessuale? Già. La senti quanto è sessuale? Sessuale. Sessuale. Perché noi siamo un po' volgari, ci dicono. Allora, signori. Subito. Andare sulla pagina Facebook Il Musicomio, dove potete vedere le foto della patata in studio. Della patata sul del tubero, diciamo così. Allora, eccoci qua. Eccoci. Allora. Hai visto che alla fine te l'ho portata? Me l'hai portata. Ma hai visto cosa ha fatto? Si è messa in bocca una cosa. Allora, io mi sto uccidendo con il filo. Una caramellina. Allora, Jessica. Sì. Diciamo innanzitutto ai nostri ascoltatori perché tu sei qui. E anch'io me lo chiedo. Ecco. L'hai portata tu, Vippo, dunque la presenti tu, fai. Ecco qui per noi, per tutti quelli gli adulatori della patata, abbiamo qui Jessica. Vai così. Allora, Jessica, che fai nella vita te? Perché stai qua a rompere niente, le scatole? Niente. Niente, perché oggi non avevo nulla da fare. Giustamente. Sai, puzzava un po' di pesce sto no, programma. No, diciamo, io puzzo un pochino di pesce anch'io. In questo momento. Soprattutto dopo le serate, no? Sì. È qui perché lei è stata estratta tra i nostri ascoltatori che sono partecipi alla pagina Musicomio per venire in ospite. Allora io dico un'altra cosa, la dico adesso e poi tutta la puntata. Noi faremo l'estrazione sia quest'oggi che domani, che dopodomani, per tutte, insomma, tutta la settimana, perché verrà una tatuatrice qui in studio. E tutte le persone si devono almeno presentare qui per farsi fare il tatuaggio mentre noi siamo in onda. Ah, davvero? Dunque ci sarà una selezione. Ce la fanno in due? Ne possiamo scegliere due massimo. Due massime proprio. Ma due. Il tatuaggio piccolo? Come gli pare, hanno un tatuaggio gratis. Vai così. E chi lo paga? Non ti preoccupare, noi già abbiamo fatto tutto. Grazie Mary che ci fa volevo tatuarmi il gingillo io. Il gingillo. Welcome to paradise. Io volevo tatuarmelo sul culo, Musicomio. Allora, signori, Vippo, ricordiamo i nostri contatti, vai! Ricontattiamoci! Oggi sono un po'... Dislessico. Sì. Ovviamente, potete seguirci sulla frequenza 88.2 in FM oppure attraverso lo streaming, ti piace come dico streaming, www.radiomania.it. Wow! Invece, se volete scriverci adesso, oggi abbiamo anche il WhatsApp. Signori, abbiamo il WhatsApp! Vai così, WhatsApp è attivo. Vai. Hai pagato il parcheggio, hai sentito? Vai. Ecco. Hai pagato il parcheggio. Vai. Dillo tu il numero. Vai, il numero è tesoro, dillo tu. Allora, il numero è 338-1653-777. Sono venuti sul telefono. Ma va bene, attenzione. Signori, è il momento di collegarci con una grande rubrica. Vai. Chi? Quella che ci ha fatto prendere 7 denunce, signori. No, ci colleghiamo lui. Con YouPorn. Il Musicomio, in collaborazione con Occhiali da Vista Seghelli. Se ti tocchi sempre, diventi cieco. Presenta. YouPorn. Vai! Pronto? Pronto, parlo con la maiala? Ma con chi parlo? Pronto, parlo con Afrodite, la maiala? La maialona? Ma chi è lei? Ma come si permette? Ma come chi sono? Niente, ho preso il numero su YouPorn, mi stavo facendo una bella ranzanella e tutto a un tratto, niente, è uscito un link dove diceva Afrodite, la maiala, fai giochi con i piedi, le narici del naso, gli sputi, insomma, sai. Ma non credo proprio, il mio numero è privato, chi gliel'ha dato? No, il numero è questo, ho digitato bene, insomma, Afrodite, c'è scritto lì, che vuoi da me? Ha digitato male, secondo me, ha digitato proprio male. Sì, non sei quella là che fai giochi con i piedi? Con i pollici dei piedi? No, con i piedi, se no sono, sconfendo i calci a quel posto le persone come lei che mi chiamano. Ecco. Ma secondo me il suo dito è un pochino monco, ha digitato male, guardi. Allora correggimi, tu non fai i giochi con i piedi e con le narici del naso? Ti do in faccia i piedi, non sono io, guardi, si sta sbagliando. Ma il numero era su YouPorn, te lo dico, su un link si è aperto da YouPorn, si è aperto il link, mica è colpa mia. Ma forse su YouPorn ha preso il numero sbagliato, le dico, io non so che dirle. Visto che ormai ci troviamo così, è il numero preso su YouPorn, ed è questo, non è che hai qualche amica maiala da presentarmi che può fare un giochetto con i piedi? Assolutamente no. Sbagliando. Nessuna amica maiala, come dice lei. Vabbè, scusami, però non è colpa mia se tu la mattina fai qualcosa e la sera per nasconderti o per alzare i soldi vai a fare la... No, non si dice. Ma come si permette?
mette. Ma lei, scusi, ma mi conosce per caso? Ma no, ecco. Non ti conosco. Che me ne frega a me? C'è scritto Afrodita, una bella figa, fai giochi con i piedi, giusto, le narici del naso, gli sputi e ste cose. Io non mi chiamo Afrodite, che per giunta è un nome schifoso, primo. Seconda cosa, non faccio neanche i giochi con i piedi, come dice lei. Ma neanche lo sputo, scusi, Ma lei è matto, comunque, secondo me è un depravato. Cioè, ma che c'entro io? C'è scritto qui, sentimi, adesso ti leggo, ecco. Ti leggo, scusa, ecco. C'è scritto qui, senti, gioco con i piedi, sì, narici del naso, sì, con lo sputo sull'orecchio, sì. Io farei giochi con i piedi, narici, che cosa faccio? Sputo anche sui piedi delle persone? No, sputo sull'orecchio, c'è scritto qui. Sputo sull'orecchio, questo è un sito porno per lei. Eh beh, se YouPorn non è un sito, comunque non era quello, ti sono entrato per farmi una ranzanella fatta bene e tutto un tratto, mentre stavo nel clou, è uscita la foto tua, chiamami, gioco con i piedi e tutto quanto, capito, no? Allora dai, dimmi qualcosa, maiala. Fanno anche i massaggi. Ma culo, ma chi? Vabbè, perché essere volgare, scusa, qua c'è scritto maialona, afrodite, super maiala. Allora, io non so chi gli ha dato il numero. Secondo me lei si è sbagliato un numero e ha digitato un altro numero. Vabbè, dai, scusa, basta che facciamo una cosetta. Giusto, mentre faccio su e giù, dimmi una cosina al volo e io sono arrivato, vengo subito. Ha dei seri problemi, secondo me. È orbo e anche con le dita non riesce a digitare le cose. Quindi la manzina, come dice lei, se la passa da solo. Uè, bella, stai calma, non è colpa mia. Dunque, stai molto calma. Madonna mia, ma che schifo tuo amore. Che guardi, schifo, senta, tuo amore. Io non so chi è lei, neanche lo voglio sapere, non so che prostitute segue, non me ne può fregare di meno, guardi. Se è sbagliato numero, quindi la finisca. Guarda, va bene, arrabbia, altrimenti adesso chiamo qualcuno e la faccio denunciare. Non è colpa mia se tu metti il numero su internet per fare la Non ho messo il mio numero su internet. Sì, e lei sta chiamando un numero privato. È il numero su internet, allora mi dia il sito, vado a vedere qual è questo numero su internet. Ma adesso non me lo ricordo il sito, ecco. Ti dico, sono andato per una ranza su YouPorn. Non so se tu sei andata su YouPorn per farti sgrillettarti un po' il grilletto. E da lì si aprono tutti gli altri link. Dunque non lo so il sito. Finisce come male, non lo sa, io lo so. Che non sa manco su che siti va, chiama la gente così, come se niente fosse. Ma come ti permette? Ma che mi frega a me del sito e tutto quanto? Io per una ranza vado a vedere queste cose. Cioè, vengo sul telefono mentre tu mi anzi, scusami. Senta, io ho tante cose da fare in questo momento, proprio sta pensando a un depravato come lei. Neanche te penso, quindi arrivederci. Ma come arrivederci? Dai, facciamo così allora. Dimmi qualcosa, io faccio una cosetta al volo e poi riattacchi. Vai. Senti, scusi, ma va pezzo di depravato che non è altro lei e le sue mie. Ma lo sai che è una voce sexy? Mi sto eccitando come un maiale, sai? Oh, ma che c***o ti credi adesso, sto pezzo di merda depravato del c***o? Chiama con le maialone quando è prima di essere un maiale che trovato porco sei te. Non ho capito perché si arrabbiano tutti quando fai lo scherzo di YouPorn. Ma prima fanno un lavoro e poi ci arrabbiano. Poi così, sempre Musicomio, Marco Lotta, Vippo, la patata studio, c'è Ivano e ascoltiamo il jingle dei Pizza Connection. Vai così. Ci piace. Questo è Musicomio, Marco Vallotta e il VIP, sei il king del manicomio. Pizza Connection sulla traccia, oh lady. Alza il volume della cassa, oh baby. Questo è Musicomio, bello, alza la mano, perché se non sei matto qui non ti vogliamo. Questo è Musicomio, bello, alza la mano, perché se non sei matto qui non ti vogliamo. Se metti musica dentro un manicomio, il risultato è Musicomio. E dalle casse senti boom, 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 questo è Scream e ne vuoi di più. Se metti il manicomio nella musica, il risultato è che cambia musica. E dalle casse senti cia, 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 questo è Freestyle per Pizzetta Ra. Pizzetta Ra. Questo è Musicomio, bello, alza la mano, perché se non sei matto qui non ti vogliamo. Questo è Musicomio, bello, alza la mano, perché se non sei matto qui non ce li vogliamo. Andiamo bene. Musicomio, bello, alza la mano, perché se non sei matto qui non niente. Ce li vogliamo. Rincoglionita. Sì,
Quindi non è arrivata una notizia, è arrivata. Lei è qui per sfatare quella cosa. Sfatare si dice? Sfatucchiare. Il fatto che una ragazza bella sia anche intelligente. Wow. Non è questo il caso, però lei, so che tu mi hai portato Miss Cinema Italia 2012 qui. Sì, è qui. Lei è lei. Sì. Ma lei. Ma come fai? Ma come si può? C'è. Avere una cosa del genere in studio e mi stai zitta, sei una cosa. Parla. Bla bla bla. Ecco, adesso un essere umano, cioè un materiale umano in studio. Materiale, essere vivente. Essere, allora, signori, dobbiamo andare in shopping. Allora, facciamo così: una battuta al VIP, una battuta alla Miss Cinema. Pronti? Vai! No, aspetta, non ti rispondo. Vai, allora, sei pronto? Sei pronto? Una battuta? Sì, una stupidaggine. Vai! I piatti che prepara mia moglie si sciolgono in bocca. Sarebbe bello farli sciogliere prima che me li metto in bocca. E sì, il musicomio va in pubblicità, ma non cambiare, perché altrimenti ti verranno queste piccole cose che ti sto elencando. Vai. L'unghia incarnita, sì. Alopecia, morbo di Parkinson, sì, e un foruncolo su per il... Hai capito bene? A dopo. Sì, sei entrato? Sì, signori, come entro io non entra nessuno. Grazie, VIP, lo sai. Lo so. Allora, signori, io devo far fare il vocalist al VIP, perché hanno detto che gli piace la gente quando fa il vocalist. Anche se non sono vocalist. Anche se non sei vocalist. Ho vocalist. Un futuro da vocalist. Allora, chiudi gli occhi. Immagina una pista di 3.000 persone. 3.000 e più. 4.000. Famo 30.000, non fermarla più. Vai, okay. Vai. Allora, sei sabato, pronto? Vai, benvenuti al sabato più cool di tutto l'Italia. Ora, vai! Sulle mani per il primo sabato della capitale. Vabbè, vai, continua! Di Velletri! Vai! Continua! Di più! Continua! Vai, Pippa, sulle mani! Fatemi sentire un urlo! Vai, Pippa, grande! Ma io anche la signora con le mutande! Vai così! Ma che succede oggi? Oggi siamo più pazzi del solito. Vai, Pippa, mi ha fatto il vocalist. Bello mio! Vai così, sempre musicomio. Se non sono matti, non ce li vogliamo. Questo è il nostro sabato un po' alternativo. Un po' alternativo. Allora, siccome la nostra Miss Cinema 2012, che ormai non conta più un Kaiser perché sono passati 2 anni, ci farò una bella battuta. Sei pronta, tesoro? Sei pronta? Ma è la più bella Miss comunque. Vai, fammi una battuta. Vai, sei pronta? Vai. Allora, com'è andata al campo nudisti? Ti sei ambientato? Beh, primo giorno è stato duro. È bruttissima comunque. È bruttissima, tesoro. È brutta. È brutta proprio, è VIP. Vai, contraccambia battuta. Che cosa? Dai. Contraccambia. Dai. Rispondi. Vai. Ultimissime dal mondo. Delle cose, aspetta che rido perché non l'ho letta. Vai. Quindi non so che cosa vado incontro. Vai. Ultimissime dal mondo dell'economia. È morto il signor Bic. Ci ha lasciato le penne. Voi siete tristi, ragazzi. Qui ho vinto io. Vai, Ivano, tocca a te. Una, leggine una. Ecco, amico, lui fa prima, ti manda quel paese. Ma come tromba lui, non tromba nessuno. Allora, signori, è il momento di collegarci, invece. Vediamo un po' se la Miss è davvero una Miss. Ci colleghiamo con un uomo strano che ti dice che sei uno scherzo all'umano. Va tu bene. Ascolti il nostro programma? Certo. Che chi è, allora? Che tu dici scherzo all'umano? Chi è? Ecco. Ho detto giusto? No. No. I proverbi. Vai. Su affari tu adesso. Dai. Il musicomio è lieto di presentarvi i proverbi. I proverbi. I proverbi. Vai così. Buon sabato a tutti, scherzi umani. Ciao bello. Come state? Tanto che non ci si sente. Lo so. Allora, qua ci sono altri proverbi, ve lo dico, Vai. Vi giuro, ragazzi del musicomio, che se sbagliate il verbo o sbagliate il proverbio, io vengo lì, vi do una capocciata nei condeboni, capito, mi hai? Per chi ce l'ha? Allora, io vi dico soltanto come funziona. Le regole sono quelle: se non sei capace, ti incapaci. Incapace. Se non sei svelto, ti svelti. Se sei lento, disillentati. Disillenta. Se sei rincoglionito, disincoglionisciti, allora. Che capito? Ti dico con debun. Okay. Allora, pazzi del musicomio, ve lo dico, ragazzi. Vai. Io è tanto. Quando è? Una settimana, due? Che non mi faccio sentire. Una settimana? Sì. Vabbè, una settimana, me ne fotte però. Mi sta dicendo, scherzi umano. Uè, Zorro, levati la bandana sempre. Quello era Rambo. Mi sta dicendo, chi mi sbaglia il verbo, me lo dà una capocciata sull'alluce. Okay. Allora, iniziamo col primo, Vai. Un attimino, andiamo un po'. Le regole sono facili. Isveltitevi allora. Vai. Il primo dice, donna baffuta.
sempre piaciuta. Eh sì. Fa schifo, come fa piacerti una VIP? Baffi, fa schifo. Che poi la baci in bocca VIP, baceresti in bocca VIP? Fa schifo. No, VIP, io te lo fate schifo da voi, proprio. Fate schifo, puh, scherzo, domani. Proprio svelta, guarda, vengo lì, Vai, vai. Con il secondo, questo è facile, ragazzi, vai. Questo è facilissimo. Vai. Il secondo dice, sposa bagnata. Sposa fortunata. Sì, sì. Ma che dici? Ma che dici? Sposa bagnata? Sta incazzata! Sta incazzata perché quello là si è fatta. Ha speso tanti soldi, ha speso più di 1 euro per vestito ed è bagnata secondo te. È normale che gli rode, no? Gli giri con le buche. Adesso c'è Jessica. Io te lo giuro, guarda, me lo giuro, Vi giuro, mi spezzo un dito e ti va a passare. Ma perché una cosa? Ma che un attimino questa. Questa è facile, ragazzi. Mi fa da sé. Fa per tre. Hai calli sulle mani, hai calli sulle mani. Ma calli, no? Ma come, che vi devo dire, ragazzi? Con le boni? Ma come ponetevi voi? Fate schifo. Guarda, pure Marco, va volta, fa schifo. Grazie. Cioè, il VIP per un male un po' si salva, ma tu proprio fai cagare. Grazie, gentilissimo. Allora, con questa, guarda, se questa è facile. Appena ti svegli, questa parola dice appena ti svegli. Vai, Jessica. Il mattino. Allora in bocca. Viene troppo presto perché voglio dormire. Viene presto. Vedi che fate schifo che non capite. Allora ragazzi, allora. Voi non avete capito come sono chiedere, che fai. Okay. Non sai come mi chiamano lì? Così lì dove abito io mi chiamano. A me mi chiamano dente canino storto. Dente canino storto. Che vuol dire? Che io gli dico una capocciata con il dente. Ah, capito? Con le buone. Scusa. Allora, vediamo quest'altro proverbio. Vai. Canchia baglia. Non morte. Rompe i condeboni. Tu rompi i condeboni perché poi vengo lì, prendo l'ascia e ti salio capoc, capito? No, io c'ho il cane, io ce l'ho il cane. Non mi rompi i condeboni, che la limita non do il cash. Ma come il cane? No. Vediamo quest'altro, vediamo, vediamo. Dai. Campa cavallo. Non lo so. Poi ci facciamo la carne, più carne, la carne è buona, perché cresce, la carne è più grande. Vedi che non capite neanche mangiare, non sapete neanche mangiare, ma non mi piace mangiare. Mi dispiace che per il cavallo. Ma prima o poi il cavallo muore, la carne che fa? Non ce la mangiamo. Vabbè, non è che si ammazza prima. Se muore, me la mangio. Giusto. Vediamo questa proprio mi sa che è per il VIP, Allora, VIP, questa è per te, rispondi te. Sei pronto, VIP? No. Tra moglie e marito. Non mettere il dito? C'è sempre l'amante, c'è sempre l'amante. Ma come dico? Ma pure tu dovresti sapere se è sposato. C'è l'amante, c'è schifo dell'umano. È vero. Ma io lo giuro, io vi giuro che vi do una capocciata sulla trachea. Ecco. E vi faccio male, io ve lo dico, Vi blocco la conduttoria respiratoria. La conduttoria respiratoria. Vediamo un attimino quest'altra, vediamo un attimino. Vai. Tra dire e il fare. Cioè di mezzo il mare. Eccola, cioè che ti devi fare gli affari tuoi. Dice lo fai. Che come voi lo dici a fare? Schifo. Vedete che lo capite. Fate schifo tutti quanti con la musica. Grazie. Vediamo quest'altro, vediamo un attimino. Vai. Quando il diavolo ti accarezza vuole l'anima. E speriamo che sia femmina, abbiamo qualcosa la rimediamo. Come funziona lì, ragazzi? Cioè, quando è che non fate voi un rapporto consensuale? Quando è che non fate voi? Quando è che non fate un rapporto consensuale? Non so. Pagamento vale. Ogni tanto, vero? Perché Diego, ci sta Diego? No. Che mi hanno detto che Diego con la Enger lì, stava lì tutto, sì, è stata una sera con la Enger. Non è consensuale, è consensuale solo per te, perché per lei. Ci facciamo la carne dopo. È vero, è vero. Vediamo quest'altra. Questa è l'ultima. Vai. È proprio del musicomio questa. Se sbagliate questa, ve lo giuro. Vi giuro la prossima settimana. Ve le faccio ancora più facili perché siete stupidi. Hai capito? Grazie, grazie. Scherzi umani, senti da me, vai, da me. Vai, questa vai. Fa così, è una parola sola. Sì. Sbagliando. Si impara. Ma che impari se sbagli te ne vai a casa? Te ne vai a casa. Come sto facendo io perché mi avete rotto i cromeboni, chi, fide umani. Ma mi avete rotto proprio, scherzi. Scusa. Io non ce la faccio più, io la faccio. Io scusa. Voglio salutare tutti quelli invece che hanno azzeccato il verbo, il proverbio. E noi ci sentiamo sabato prossimo, chi i proverbi, scherzi da umani. Ciao a tutti, ciao. Ciao bello. Ciao. I proverbi. Era intelligente. Vabbè, dai, ci ho provato un po'. I proverbi. È sempre non sabato pomeriggio. Che hai fatto ieri sera te? Andavo a ballare al Pinar. Ah, vuoi così? Allora salutiamo lo staff del Pinar, Vippa. Tutto lo staff del Pinar, Daniele in primis. Poi ovviamente salutiamo il orgoglio latino. No, l'orgoglio latino non me ne frega niente. Sì, orgoglio latino. L'orgoglio latino che il coglio qui... latino. L'orgoglio latino. Ah, scusami. E tutta l'organizzazione che si occupa appunto dell'organizzazione delle feste a capitanare tutto, c'è cioè il dottor Kimbo. Ciao Kimbo. Ciao Kimbino. Ci sta ascoltando. Scrivici sulla pagina. Piccolo grande uomo. C'è Mirko, Tony, io così. Flavia, Simonetta. Io le donne non le dico perché sennò io dopo dico. Tutte no. Le donne invece. Vai, saluta le donne. Vai. Flavia, Simonetta, Simona. Io non dico mai i nomi perché se te ne scordi qualcuno poi quella dice. Non me le dite! Vai, dilla, dì, di nome, di nome. Di passaparola. Vabbè, io saluto il boss che è Kimbo. Poi grande. Kimbo ci dai saluti a tutto lo staff. Saluta tutte le donne che prima. Giulio Latino. Allora, signori, io volevo salutare invece quelli del San Salvador, signori. Ieri sera non ci sta, ieri sera io sono tornato questa mattina, sembrava, in termine strettamente romano, che mi avevano menato un 4. Ma dai. Cioè, stavo così. Ma se stavo con occhio storto uno dritto, non so perché. Mamma è così, però succede, può succedere. Ci siamo scorponi. Allora, ricordiamo i contatti invece, VIP. Vai. Vai, 88.2 la frequenza, in streaming radiomania.it.
mandate i vostri messaggi o whatsappate, o potete chiamarci direttamente sul 338 16 53 777. La pagina Facebook è Musicomio. Il numero di Jessica 34. L'account YouTube per tutte le repliche, signori. Account ho visto YouTube. Un post che stiamo a 12.528 persone hanno visitato la replica del 25 gennaio. Sì, beh, 25 gennaio è stata carina. C'avevamo Felci. C'avevamo Valerio Felci, che era un ospite più rincoglionito di Jessica. Si può dire quello? No, non si può dire. Ok, va bene, la signora. Non sono rincoglionita, dai. Jessica. È timida lei. Qual è il tuo supereroe preferito, Jessica? Sono io il mio supereroe preferito, scusa. Quando fa così va picchiata. Quando non fa penso così. Proprio. Chiudi. Ma non scanagliare, dopo ti faccio scanagliare con calma, dai. Va bene. Ritorniamo. Allora, siccome tu, noi abbiamo il nostro supereroe. Il nostro super grande eroe. E noi ci colleghiamo, signori, con Pancrazio. Pancrazio! Ogni film ha il suo eroe. Sì. Ogni fiction ha il suo eroe. Vai! Ogni programma. Ogni cosa ha il suo idolo. Sì. Guardate per esempio Batman. Spider-Man. Spider-Man. Superman. MacGyver. Chuck Norris. È vero. E noi del Musicomio abbiamo il nostro eroe. Lui è Pancrazio. 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 E queste sono le sue avventure. Senti il nostro supereroe, signori. Nessuno ce l'ha. Pancrazio è un uomo che, se vede la fila sull'autostrada, lui fa inversione di marcia per andare da un'altra parte. Un cazzo vai! Pancrazio, l'unico uomo che ha insegnato a palleggiare a Maradona. Sì, sì, Pancrazio. Pancrazio, quando lancia un legnetto al suo cane, questo ritorna con la spesa e lo scontrino. Pancrazio è riuscito a prendere un uomo e un palo di 23 metri per fare Rocco Siffredi. Se Jack Sparrow nel film Pirati dei Caraibi prende due tartarughe marine per farci una zattera, sì, Pancrazio lega due squali per fare windsurf. La sorella di Pancrazio si chiama Pancarré. Ma come? Ma no. Pancrazio può decidere tutto. Infatti, quando venne Papa Francesco, Pancrazio è stato l'uomo che ha detto Abemus Papa. Pancrazio non va a ballare in discoteca. Lui è la discoteca. Dai. Pancrazio, sul lato destro del culo, ha installata una porta USB. Perché? Perché può sempre servire. Ah, certo. Una signora anziana chiese a Pancrazio di timbrarle il biglietto. Un minuto dopo il bus viaggiava su Marte. Povera vecchia. Pancrazio, quando ancora doveva uscire Facebook, già aveva due richieste di amicizia. Di chi? Di Chuck Norris e MacGyver. Pancrazio, lui non ti guarda, lui ti scruta. Pancrazio è l'unico uomo che ha messo quel comandamento. Vai. Non avrai altro Pancrazio al di fuori di me. Pancrazio. Quando Pancrazio va al bagno, non legge Topolino. No, che fa? Ma progetta i mobili per il prossimo catalogo di IKEA. Lo sapevo. Disse Archimede, datemi una leva e vi solleverò il mondo. Sì. Ma non sapeva Archimede che il mondo lo teneva Pancrazio. Leonardo da Vinci, da bambino, aveva il poster di Pancrazio. Queste sono le sue piccole gesta, le sue piccole avventure. Grande. Questo, signori, è Pancrazio. Ma quanto è bello il mio Pancrazio! Grande. Ma quanto Pancrazio è bello, signori! Hai visto il nostro supereroe? Certo. L'unico uomo che ha detto Abemus Papa. Vabbè, potevano sceglierla un pochino meglio. Abemus Papa. E poi è defunto quello. Allora, signori, stiamo quasi per andare in shopping, VIP. Ma vuoi dirmi qualcosa? Vuoi farmi una battuta? Vuoi? Ti do il libero arbitrio, fai come ti pare. No, stavo leggendo delle notizie qui che arrivano direttamente sulla nostra redazione. Vai. E praticamente si parla, in Italia penso che sia successa questa cosa, perché non riesco a leggerla velocemente. Vai. E praticamente di una famiglia, una coppia di marito e moglie. Sì. Ma quanto c'ho? Vai. Metti tranquillo, ansia. Tranquillo, amore, stai tranquillo. Devi solo dire una battuta che andiamo in shopping. Lo dici dopo, allora intanto anticipa quello che dici dopo. Cioè, questa cosa anticipa. Vuoi fare lo sciopero del sesso? Ti dirò dopo come fare. Lo sciopero del sesso, wow, bellissimo. Allora, VIP, però prima dello sciopero del sesso, lo sai che dobbiamo andare in shopping. E una battuta tua e una Jessica. Sei pronti?
Lo sai perché gli indiani stanno in riserva? Perché? Perché sono rossi. Ma aspetta, che sta uccidendo? Che stai facendo, Ivano? Metti le mani dappertutto. Che non dovete toccare. Sono piena di tentacoli, posso toccare dove? Lei tocca. Ho capito, guarda che può essere anche eccitante una cosa del genere. Allora. Vai shopping, vai shopping! No, dimmi una battuta, vai. È rimasta senza battute. No, dimmela tu, Jessica. Io pure sono rimasta senza battute. Ma la facciamo dire Ivano, no? Una battuta. Non posso lavorare così. Musicomio torna dopo la pubblicità. Ma vedi quanto sei deficiente, guarda. Mi piace. Mi gusta. Wow. Mattizza. Vai, sempre qui presenti, Radio Mania. Vai così, vai Pippo. Vai, sempre in compagnia del vostro Marco Valotta e del VIP. Vai così, continua. E anche come ospite eccezionale, la ID VIP, Ivano. Foto! Oh yeah. E Miss Jessica. Cinema Italia 2012 Corbello Conta un Kaiser Jessica. Ok, vai così. Allora signore, me la saluti Jessica, già che ti trovi. Vai. Fatto. Già sono arrivato. Sei un attimo ci vuole. Allora. Amore, di bocca sì. Attenzione. Ma perché queste cose? Vi mando a casa senza cena. Signori, siamo in fascia protetta qui. Allora, Pippa, tu mi stai dicendo qualcosa di strano prima. Sì, ma qualcuno con la mano mi ha mandato via la notizia e quindi mi ricordo cose. Comunque, sciopero del sesso. Lo sciopero la del sesso. La moglie ha indetto uno sciopero in casa, ovviamente non gliel'ha più data al marito. E. Ma io sto dicendo una notizia. Ha lasciato Diego la porta. Scusate, ma dai, come sono Diego! Lo so, sono sempre io, sì. Poeta. Sì, proprio io, poeta. Ciao poeta! E voi lo sapete che io sono matto della poesia. Io per la poesia potrei fare di tutto, anche entrare di sguincio in questo programma per dedicare le poesie d'amore alla mia donna, alla donna che amo. Perché la poesia ti fa fare tutto, la poesia ti fa vedere cose che non hai mai visto e soprattutto ti fa fare pazzie che non hai mai fatto. Sì. Tipo farsi la ceretta sulle parti basse solo perché tua suocera ti ha detto che non eri capace. Che è la poesia, è la poesia. Vi prego, fatemi parlare col mio amore. Fatemi dedicare una poesia al mio amore. Posso? Vai. Grazie. Amore mio, sono entrato come sempre di sguincio in questo programma per dirti quanto ti amo. Mi viene sempre in mente quanto sei premurosa. Sempre premurosa e con tutti. Come quella volta che io stavo in ospedale. Sì. E tu sei stata con il dottore tutta la notte. Sì. Solo per informarti come stavo. È vero, vai. O quella volta che portammo il cane dal veterinario. Sì. E te sei stata con il veterinario più di 4 ore dentro con lui perché il cane non voleva stare solo. O quella volta che sono rimasto nell'ascensore, hai preso 5 pompieri e ce li sei portati con te più di mezza giornata, solo per fare un briefing, per farmi liberare. Ed è per questo, amore mio, che ti voglio dedicare questa poesia. Vai. Amore mio, tu che metti la musica alta di mattina presto e mi dici sei la mia musica. Tu, amore, che mentre mangiamo sbatti le posate sul piatto e dici sei il mio suono. Tu, amore, che quando mi rilasso e sto facendo un piccolo riposino ti metti a graffiare le unghie su una piccola lavagnetta e dici che sono le tue onde sonore. Eccola. Anche io, amore, ho un suono per te. Che cos'è? Ecco, amore, questo è il suono delle mie palle che sbattono per dirti che hai rotto i coglioni. Ora devo andare, amore mio. Un bacio, amore mio. Eccolo. Lo so, questa è una poesia. Sono tutte poesie d'amore. Lo sai, senza di te non posso vivere. Eccolo. Ciao, amore mio. Vai. Me la chiudete la porta, Diego. Ma io stavo dicendo una cosa interessante e poi me la... Dai, tra poco allora la cosa del sesso, no? Sì. Vai con i Pizza Connection, vai! Pizza Connection. La musica mi manda al manicomio. La musica del musicomio, del musicomio. Parole e musica è sempre un bel binomio. Ascolta il musicomio, a me sta radio che mi manda al manicomio. La musica del musicomio. Marco Ballotta insieme al beat che bel binomio. Ascolta il musicomio. Ladies and gentlemen, you gotta know that. Ladies and gentlemen, you gotta know that.
del musicomio, parole e musica è sempre un bel binomio, ascolta il musicomio, a me sta radio che mi manda al manicomio, la musica del musicomio, Marco Ballotta insieme al che mi rapina. Vai così, aperto il microfono con la Jessica, vai! Mi piace, lei parla da sola, no? Tutti guardavamo, lei tutto un tratto è rimasta zitta. No? Zitta. Che è successo? Ma sapevo che avevi acceso il microfono. Sì, lo sapeva lei. Lo sai che quando lo tiri su. Quando tiro su il microfono. Ma quanto sei. Vabbè, allora lasciamo perdere. Allora, signori. Avevamo una. La pagina Facebook del musicomio. Andate e mettete mi piace. Lì vedi. Mi capisci quando parlo, vero? Musicomionese. Ci sono le foto di Jessica. Andate a vedere fate una foto a Jessica che si mette lì vicino il cartello nero sì, e si tira sulla vestitina, si fa vedere un po' di coscia. Sì, ma perché, scusa? No. Perché almeno cioè, sai come funziona, no? Non lo sai? No, non lo so. Allora, visto funziona. Su al programma televisivo quello la Mistero, sì, che stanno facendo per il nuovo penore Porter. Ci pensa Rocco, pensavo quel programma perché lì. Perché i programmi mettono sempre donne? Perché attira. Perché l'uomo purtroppo fa così, purtroppo, cioè, vede la patata la patata tira. Dunque, se tu ti metti lì e ti fai la foto, a noi ci sale l'ascolto del programma. Ci sale non solo l'ascolto del programma. Alza l'audience. Vai, dici. Hai sentito Ivano e Sara? Che alza? Aspetta, che alza? Si alza l'audience. Proprio l'audience. Si alza l'audience. Allora Pippo, dicevi per il sesso l'abbiamo accantonato ormai. Sì, vabbè. Se, comunque è successo che hanno fatto causa, il marito ha fatto causa alla moglie perché la moglie faceva sciopero del sesso e la Cassazione, attenzione, questa è la super notizia, ha dato ragione al marito che poteva farsi l'amante. Poteva farsi l'amante? Nel senso che poteva avere l'amante perché... Aspetta, continua, c'è la foto in diretta. Vai, Jessica, tira su la coscia. Fai vedere la coscia. Coscia. Mettiti laterale, così. Così. Metti la gamba. Metti la gamba. Sta facendo la foto zozza in diretta. Sì. Metti la gamba lì, così, guarda. Cento. Non hai capito. Così devi fare così, devi stare così. Fai vedere la coscia. No, fallo. Dai. Fallo. Ragazzi. No, quest'altra. Questa coscia. Vai, sì. Vai! Così Pippa, vieni qua! Vai! Ecco, stai facendo la foto zozza in diretta, no? Dunque, sì. Guarda, Ivano si sta eccitando. Si sta eccitando come una bestia! Vai, i microfoni sono tutti al cielo! Ci sei? No, non c'è. Ok, cioè, allora la vedrete tra poco sul nostro Facebook. Per fare signori, una foto abbiamo messo su giù, è il momento di collegarci invece con lui, signori. Lui che risolve i misteri così noi ci riposiamo. Sì, il commissario Montallano. Il musicomio è lieto di presentarvi una fiction delle fiction, una storia nelle storie. Lui, il commissario che trova tutto e scruta tutto. Lui, il commissario Montallano. Montallano! Il commissario Montallano. Siamo sempre qui, nel commissariato di polizia. Sì. E in quel commissariato, tra i libri anali, c'è lui, il commissario Montallano. Vai. E fedelissimo, il suo assistente Dildo. Vai, Dildo! Chi è? Uè, chi è? A commissario sono sempre io, sor Dildo. Uè, Dildo, tu lo sai che puoi entrare sempre come e quando ti pare, Dildo. E che poi commissante piace per niente. Che è successo, Dildo? Quale caso anale hai per me quest'oggi? Niente, commissà, oggi abbiamo un'investigazione un po' volatile. Volatile. Se sono rubati l'uccellino ad Alex Del Piero. Dunque, tu intendi dire che qualcuno furbo ha rubato l'uccello ad Alex Del Piero? Sì, commissario, io ho detto un po' meglio però. Allora, Dildo, visto che parliamo di uccelli, da dove iniziamo? E che ne so, commissario, volevo andare ad Alex Del Piero un attimo a dire che è successo? Giusto. Dildo, prendi la mia bicicletta senza sella, che ho modificato anche la sella, l'ho fatta un po' più lunga. E vieni dietro. Andiamo bene, commissario, andiamo proprio bene.
commissario Montallano con il suo assistente Dildo sempre dietro andavano da Alex Del Piero per vedere appunto chi aveva rubato il suo uccellino. Vai. Oh. Sì, chi è? Ma come chi è? Alex, oh bello, so Dildo. Dildo? Non ho mai conosciuto un dildo. Ma l'uccelli hai conosciuti però, Alex? Piacere, io sono il commissario Montallano. Lei è il famoso giocatore Alex Del Piero. Sì. Senti, Dildo, scusa se te lo dico, ma chi è questo uomo infelice? Lascia perdere, commissario, vedi a nattene, via a nattene proprio. Va via, va via. Va bene, Dildo, tu interroga Alex. Io vado a cercare qualche piuma volata via, che meglio. Vai. Allora, Alex, dimmi. Che è successo? E niente, stavo cercando il mio uccellino. Uccellino, dove sei? Uccellino, dove sei? E alla fine non l'ho trovato più. Ma come non l'ho trovato più? Ma che è successo? Racconta, io qua devo capire qualcosa. Tutto a un tratto non l'ho trovato più il mio uccellino. E poi vado a vedere, ho trovato questa scatola. Ma sta scatola è quella da Amadori. Ma non è che niente, niente, t'ha scambiato per un pollo? Non lo so, Dildo, che devo fare? Te sta a piaste bene, Alex, mo ce penso, io ce penso, perché ne chiamo Dildo Chicco. Allora, Dildo, che è successo? Hai trovato qualche prova anale, Dildo? A commissà, ad Alex Del Piero, quando gli è sparito l'uccellino, ha trovato sta scatola e questa è del pollo Amadori. Dunque, dovemo andare ad Amadori perché sicuramente è stato lui. Vai! Va bene, Dildo, andiamo ad Amadori, visto che fa il pollo, e facciamolo comportare bene. Lo sai qual è l'animale più furbo al mondo, Dildo? Qual è? No, commissà, qual è? È l'uccello che prende tutte le cose al volo, Dildo. Oh, questo non ci sta proprio col cervello comunque, raga. Il commissario Montallano e Dildo andavano da Amadori. Aio. Sì, chi è? Ma come chi è? So Dildo, Chicco, apri. Dildo, quale bestia è? Qual uccello è? È quello che prima o poi te sei in culo. So Dildo, so l'assistente del commissario Montallano. Piacere, mi chiamo commissario Montallano. Piacere, non so se ha capito che lei deve fare poco il furbo. Ah, commissario, vatti a fare un giretto, va, che ce penso io a parlare con i polli e gli uccelli e i volatili. Va, vatti a fare un giretto, che è meglio. Senti un po', noi siamo nati da Alex Del Piero. Eccolo. E ci ha detto che gli è scomparso l'uccello. Mo, io non voglio di niente, ma abbiamo trovato sto coso, sta scatola col nome tuo. Di la verità, io so Dildo, guarda che se mi arrabbio te faccio male. Sei stato tu o non sei stato tu a rubarti l'uccello di Alex Del Piero? Sì, devo confessare? Sì, sono stato io a rubare l'uccellino di Alex Del Piero. L'uccellino. Ma non perché l'ho fatta apposta, l'ho trovato fuori casa e l'ho scambiata per una quaglia. Ecco. Ma come fai a scambiare un uccellino dell'Alex Del Piero quello là che fa l'acqua? Appena guaglia. Ma te stai fumato? Vabbè, ridammi l'uccellino e te in galera. Vai! Tieni, ecco l'uccellino. Ma che gli ha fatto? Ma che ha cucinato? Ma che ha messo a scatola pronto per l'uso? E mo che gli famo? Se vuoi ti posso aiutare, basta che non mi mandi in galera. Ci penso io. Dai, vediamo che succede. Allora, Dildo, hai risolto il caso? Come sempre faccio tutto io, commissà. Te non fai mai niente. Comunque sì, ci pensa Amadori, è stata Amadori perché ha scambiata per una guaia e sole va venne. Però il problema è che ha arrostito. E adesso, Dildo, che facciamo? Ah, non lo so, commissà, ha detto che ci pensa lui. Vediamo un po' succede. Vediamo un po'. Il commissario Montallano insieme a Dildo ritornarono a casa di Alex Del Piero per consegnargli diciamo l'uccello. Diciamo. E a Jessica piace questo. Chi è? Uè, Alex, so Dildo. Uè, Dildo, sono contento di vederti. E che ne so, fra un uccello e un altro, eh? Ciao, Alex, sono sempre io, commissario Montallano. Non so se mi puoi fare un autografo sulla natica destra. Sulla natica? Allora, commissario, questo te c'è d'ancarcio, vedi, dannatemi. Tiè, piede st'uccello.
Ma Dildo, Dildo, ma è imbalsamato Dildo, ed è così piccolo. Oh Alex, che te devo fare? L'uccello è questo, che te l'ho fatto? L'ho trovato? È stato Amatori che t'ha preso e t'ha scambiato per una guaglia, però t'ha riportato così, come stava. Ma sono due cose, o te lo metti sul mobile o te lo mangi. Io te l'ho riportato, ciao Alex. Vai, no. Dildo, quando si trovano gli uccelli la gente si lamenta pure, ma si è lamentato perché era piccolo. E mica si chiamano tutti Dildo, quando fa freddo l'uccello diventa piccolo. Lo adoro. Il commissario Montallano. È imbattibile. L'uccellino di Alex del è imbattibile. Montallano. Il commissario Montallano. Jessica. Jessica. Senti, ma Jessica, bisogna salutare una tua amica, no? Sì. Tieni. Io non lo so, aspetta un attimo. Dai, ci sta anche ascoltando. Oh mio Dio. Valentina Corsini. Valentina Corsini. C'è anche questo ragazzo che ci ascolta. Sti cavoli, vai! No. Come si dice, il mondo è pieno di cornuti. Ciao grandi, grazie. Meglio single che no, come si, no, meglio, si dice? Meglio single che cornuti, come dico sempre. Si dice. Allora senti, Vip, passiamo andando di shopping, mi devi fare una battuta. Vai. Sai, lo sai, no? Io non la so, se tu lo sei. Vabbè, però io non la sapevo. La stai cercando, guarda quanto fa schifo. Dai, la dico io, guarda dico quanto io. Vai a dire a lei, vai a dire a lei. Cosa ci fa una mela durante una parata? Che la c'è? Mela marcia. Hai visto come ti lascia il suspense già? Sì, ma non ti sa neanche il tempo di pensare. Lo sai che cosa ci fa una mela marcia dentro una parata? No, la marcia. Basta, finita. Te ne dico una io? Allora, un carabiniere sta incrocionato, carabiniere. Non si può dire, carabiniere. Che sta con un cane, no? Dice, ah, che bello questo cane, come l'hai chiamato? Stop. Perché? Perché è in incrocio. Ma così, allora... Ti prego, mettici adesso! L'ho attaccato su una foto di Gigi. Andiamo in shopping! Bye. Musicomio torna dopo la pubblicità. Wow. Ma vedi quanto sei deficiente. Ecco, lo sapevo. Sapevo io. Vai così, vai così. Siamo un po' rock. Erano rimasti 3 secondi e ancora sto fumando la sigaretta. Allora vai, così ci piace. Sempre musicomio, lo posso dire? Certo. Seconda ora del musicomio. Vai così. Sabato del musicomio, sempre in compagnia di Marco Rotta, Mr. Vip, Ivano. Dunque la seconda parte del Vip, la metà del Vip. Più che altro sembro involucro suo. Esatto, è la mia Jessica. Allora volevamo salutare, chi dovevamo salutare? Poi saluti Vip, poi vai, chi salutiamo? Che ne so, detto sui saluti. Hanno salutato lei, Jessica voleva salutare qualcuno. Ah, Jessica, vai, Jessica. Io devo salutare, io ho già salutato tutti. Hai salutato tutti. Volevo fare gli auguri oggi, il compleanno di qualcuno importante, vai. Sì, vai. Ah, è il compleanno di mia madre. No, auguri, mamma, auguri di Jessica! Brava! A posto? Sei contenta? Sì. Abbiamo fatto gli auguri? La marchetta, sì, tanti auguri, va bene, tanti auguri. Facciamo qualche marchetta, non lo so. Allora, a proposito di marchette, stasera farò il Magic Fly stasera. Magic Fly. Ci sarà la serata, wow, pensa. Magic Fly. Bacco, tabacco e Venere. Il tabacco ci arrivo, Venere? È l'amore. Ci sei arrivato subito, ci sei arrivato. Dai. Allora signori, io sento le posso fare una marchetta, ecco. Posso fare vai, una marchetta? Vai, falla. Vado? Vai. La domenica pomeriggio dalle 17 in poi, 17 sono le 5, no, ho sbagliato, dalle 19 in poi, ci sta la pericena più ricco del litorale nord di Roma. E la domenica pomeriggio alle 19 in poi che c'è pure? Che c'è? C'è la replica del musicomio. Ma che ti ho fregato! Alle 19! Non c'è linea, se non lì facevamo. Lo mettevamo. Lo mette in streaming. Sì. Lo streaming. Vi aspettiamo numerosi, lì siamo noi che facciamo le foto, c'è la musica live e tutto questo. E Jessica fa lo spogliarello. Anche tutto ogni questo tanto dove? Merita. Al Pinar Club su Laurelia, altezza di La Dispoli, praticamente di fronte all'ingresso di La Dispoli, chilometro 40 rotti. Vabbè, ha fatto una pubblicità proprio. Se io ero il proprietario, te cacciavo. Il proprietario del Pinar o il proprietario della radio? Della radio del Pinar. Marchetta! Allora, signori, ricordiamo i nostri contatti. Noi abbiamo il nostro WhatsApp. Sì. È attivo il WhatsApp del musicomio. Sì, al 338-1653-777. La pagina Facebook ufficiale musicomio, signori. E invece certo, abbiamo anche l'account YouTube dove puoi seguire tutte le nostre scanagliate, tutte le nostre repliche. Puoi seguire tutti i nostri cazzi, insomma. Vai così. Va bene, allora, ho detto la parolaccia? No, non è detto. Ah, ok, meno male. Allora, Bip! Jessica, vai con la battuta. Jessica, vai. Non c'è le battute, c'è una notizia carina, no? Vai, leggi una notizia carina. Non ci sta tenendo un cavolo!
Leggi una notizia, Jessica. Io la leggo. Vai, la leggo io. Okay. Ah, beh, ok. Allora, praticamente in Brasile è successo che un rapinatore è stato. Vai piano! In Brasile è successo. Stai facendo una notizia abbastanza seria. È molto seria poi come notizia. Vai, vai, vai. Allora, in Brasile un rapinatore è stato beccato a fare sesso con un manichino senza testa. E il filmato di sorveglianza praticamente mostra l'uomo che bacia il seno di plastica e possiede la statua. La statua. Una volta terminato l'atto, l'uomo richiude la cerniera dei pantaloni con nonchalance e va via. Perché è stato arrestato però? Strano, forse perché ha rubato prima di. Ah, ha rubato il manichino prima. Non lo so. Penso, non lo so. Ma come si può? Non lo so. Vabbè, le notizie a metà, le battute a metà. Poi un'altra. Ma la mela marcia, dove sta? No, ma più che altro. Non ho capito una cosa, Bip. Come si può? Come si può? No, ti faccio scanagliare dopo. Ah, ok, posso scanagliare dopo. Allora, signori, prima di continuare lo scanagliamento e tutto quanto, io mi collego con un uomo invece che dice solo esclusivamente la verità. Tu lo sai chi è? Lui. Lei dice ascolta il tuo programma, ma non ascolta mai niente. Vai. No, l'ascolto mentre studio. Dunque noi ci colleghiamo con lui. Veritas. Vai. Salve ragazzi. Ciao. Questo, signori, è la voce della verità. Sì. Questo, signori e signore, è il Veritas. Vai. Dove noi, qui, in questo momento, diciamo le verità. Quelle verità nascoste, ma in realtà sono gesti o azioni che tu fai nella tua vita. Sì. Sì, proprio tu. Vai. Tu, che appena entri sotto la doccia e metti l'acqua calda, ti fai la pipì sui piedi. Vai. Sì, proprio tu. Che non usi mai il fazzoletto e incominci a tirare su con il naso. Oh, è vero. Sì, proprio tu. Che ti metti ad un angolo. Solo soletto, solo per scorreggiare. Sì, tu che quando arrivi al mare e ti tuffi, dopo 5 minuti ci fai la pipì dentro. È vero. Eh sì, proprio tu che sei un capello bianco in testa, o lo nascondi o cerchi di levarlo. Non lo so. Sì, proprio tu che quando vai a fare la pipì al bagno, quando esci non alzi la tavoletta. Vero. Non c'è. Sì, tu che apposta di fare la doccia ti spruzzi e finisci tutto il deodorante e pensi di essere pulito. Vero. Quando hai fretta. Sì, proprio tu. Vai. Che vuoi andare a vivere da solo, ma una volta a settimana vai a casa di tua madre a farti lavare i panni. Vero. Sì, proprio tu che su Facebook dici di essere single, in discoteca dici di essere single, se conosci una dici che sei accompagnato oppure che frequenti una, ma in realtà sei fidanzato da 3 anni. Vero. Sì, proprio tu che vuoi fare il bello depilato e oliato, poi hai paura della ceretta e ti passi il rasoio elettrico. Vero. Tu che vuoi fare quella che se la tira in discoteca vuole fare la casta e la pura. Vai, Jessica. Ma poi alla fine il mondo della notte è piccolo e si viene a sapere che a te ti si sono fatti tutti. Sì, sì. E alla fine tu. Vai. Che pensi che ogni cosa che guardi alla TV sia vera. Che pensi che ogni cosa che senti sia vera. Vero. Che pensi soprattutto che ogni cosa che mettono e scrivono su Facebook siano cose vere. Vero. Lo sai che vuol dire? Vuol dire che tu nella vita non ci hai capito proprio niente. Vero, vero. Sì, non hai capito assolutamente niente. Vero. Sì, proprio tu. Svegliati e svegliatevi, capoccioni. Vero. Questa, signori, è la verità. A sabato prossimo. Ciao a tutti. Ciao. Io l'adoro Veritas, comunque, signori. Mi sta scrivendo su Facebook Alex Belloni, Mr. Axe. Dica. Mi ha mandato un messaggio alle 8 del mattino. Sono rientrato ora. Ce la farò a fare il collegamento. Io alle 8 del mattino stavo dormendo. Alex Belloni, io gli volevo tirare il telefono direttamente a Milano. Certo. Allora, abbiamo qualche notizia strana. Allora, Vip, vai. Ma la crisi colpisce tutti e qui abbiamo due persone della provincia di Ancona, nella provincia di Ancona. Novara. Vicino a Novara, provincia di Cuneo. Esatto. Un cinquantenne e un sessantenne che sono stati beccati, praticamente hanno girato un filmino porno e l'hanno venduto per 100 euro. Ah. Hanno giustificato il tutto semplicemente dicendo che avevano bisogno di soldi. Ah. Dobbiamo andarlo a vedere?
Dobbiamo andarle a vedere questo film, dici? Dobbiamo andarlo a vedere? Ma invece un'altra notizia che riesco a capire meglio. No, vabbè, ma le mie non possono essere capite, insomma. Dimmi una notizia strana. Se poi la leggo. Molto insomma, più strana, leggimela. La leggo proprio. Vai, leggila. Pura così casta. Pure casta, vai. Ma casta è pura. Vai. Come Jessica. Sì. Vai. Aspetta che qui ovviamente la situazione. Perché mi dà tanto di presa per il culo? Non lo so. Va bene, vai allora. La maggior parte del porno transessuale viene visto da uomini eterosessuali. La posso dire? Sì, vai, vai. Vai, dimmela, dimmela. No, vabbè, perché ovviamente non le leggo prima, quindi le leggo nel frattempo. Dimmela! Che tu me le chiedi. Un paio di anni fa, due neuroscienziati, ovviamente sempre americani, hanno pensato di analizzare 1 miliardo di persone. La ricerca è stata fatta su, non 1 miliardo, ma 100 milioni di utenti, pubblicando questi risultati, appunto. Quello che hanno trovato è che il porno transessuale è uno dei più visti, addirittura al quarto posto, ed è più della metà del suo pubblico è eterosessuale, seguito da un 41% di bisessuali, quindi 41 bisessuali, gli altri eterosessuali. Perché un po' eterosessuali, che mi piace come lo dici. Eterosessuali. Perché ti dà fastidio la parola omosessuale. Omosessuale. No, no. Ma come si fa una cosa del genere? Non lo so. Ma a te ti piace il... Ti piace Adore vedere? Adore de Babbele. Ti piace no, non vedere? Mi piace. A quanto pare molti uomini piacerebbe che la propria donna fosse dotata di qualcosa in più. Adesso puoi scanagliare. Vai. Ma no, io non riesco a capire una cosa. Vai, vai. Bisogna ricordare ai nostri telespettatori che quello che sentiranno adesso non è coperto da copyright, quindi potrebbe essere utilizzato da copyright, cioè io copro a destra. Allora, come è possibile? Vai. Ma come? Piano, perché lo sai che abbiamo. Ma come? Non si può! Non lo puoi fare! Non è possibile! Dobbiamo scanagliare piano perché l'amministratore dice il violo! Ma non è possibile! Questa cosa. La porta! Ma cosa del genere? Ordine! Adesso niente di grave. Perché c'è la banda che vuole il dildo! Il bimbo il dildo! Dobbiamo bippare questa cosa. No, i bambini possono mettersi tranquillamente le mani sulle orecchie. Che vuoi il dildo sulla donna? Ma è possibile, buongiorno. Ed ecco sempre in compagnia del vostro Marco Valotta e del VIP qui su Radio Mania 88.2 tutti i sabati dalle 16 alle 18 con Musicomio. Ecco. Gli uomini eterosessuali piace guardare i peni. Un'altra notizia. Sembra una contraddizione, ma agli uomini eterosessuali come piace il gesto. Eterosessuali. Hai visto come lo dice? Si avvicina così tanto, avrebbe voglia di dargli una leccata sulla guancia. Oh. Guarda. Piace gli uomini eterosessuali piace guardare i peni quasi quanto piace la patatocchia. La patatocchia. Il tubero. Il tubero. Lo hanno scoperto sempre due neuroscienziati del Cyberdemonologist Orgas che, analizzando circa 40.000 siti porno, ne hanno trovati più di 1.000 focalizzati su peni grossi. Ma com'è possibile? Vabbè, può capitare, no? Che tu vai al bagno lato grill e. A me è capitato, io sto facendo tranquillamente la mia pipì. Ma che sta roba? E faccio che nito? Ti piace? È cortettaccio o lungo e fino? Una cosa del genere, vabbè, non è fino. Guarda come ride lei quando parlo di cortettaccio o lungo e fino. Guardalo, non so se più cortettaccio o lungo e fino. Secondo te qual è meglio? Allora, aspetta, questa domanda me l'ha insegnato un mio amico. Tra un mio chiama, caro amico. Tra po' chiama Leo. Esatto, mi insegna. Quando dice una donna, devi rispondere solo fra queste due cose. Okay. Sto sputando intanto. Cortettaccio o lungo e fino? Non lo so. No, devi scegliere, sono queste due. Vai. No, cortettazzo. È sozza, ragazzi. Ci piace così, allora. Vai, va bene, beato chi te se pappa. Allora, signore, è il momento di collegarci con lui, l'uomo che prende i post su Facebook e ci fa una rubrica. Noi ci colleghiamo con Su Post. Su Post. Dai, Elena, un po'. Vai.
Bella Lilli, che dite? Io sto su poste. Come andiamo? Tutto a posto, le? Passate bene le vacanze, ve Lilli? Sì, buon anno a tutti. Ma che buon anno, fumato. Che te devo dire? Io sono su poste. Sì, per le persone che non lo sanno, e mo te dico che vuol dire. Io prendo tutti i post di Facebook, i stati di Facebook, e io ti dico, e io ti leggo, e io ti interpreto, e se te ne frega un cazzo. E vai! Figuriamo a me, però questo è il lavoro mio e te lo devo dire, Lilli. Andiamo col primo post che è meglio. Vai. Allora, il primo post fa così, parla dalla fine del mondo. Almeno parlava dalla fine del mondo, che è meglio. E dice, l'anno scorso i Maya ci avevano dato una speranza, quest'anno ci hanno dato un cazzo. E c'ha ragione, ci volete dare qualcosa? Armeno il pisello. No! Questo invece è per le persone che vogliono rimanere sempre belli, sempre cari e sempre single. Quello ce fa così. Ah bello, e ora che te fidanzi. Quell'altro gordito medio guarda e ci dice ah bello, e ora che mori. Giusto. Mi ha ammazzato davvero Lillo. Ricordati. Jessica, vai! Devi morire! Lei, lei mi guarda e dice che chi è sto matto che scanaglia così tanto? In arrivo! Ci piace, mangi un post! È in streaming, 10 secondi dopo. È troppo bella, è troppo faiga, era per il Natale questa. C'è sta Babbo Natale che ha la cornetta col ragazzino dietro, ci fa caro Babbo Natale, per l'anno nuovo vorrei un fratellino. Sì. E Babbo Natale ci risponde, va bene Lillo, portami tua madre! Quest'altro posto è così bello che ci stanno e ti spiega i metodi anticoncezionali. Al primo, a pillola. Al secondo, è il preservativo. A terza. A terza, hai degli occhi bellissimi. Se ne hai capita vuol dire che sei rincoglionato. È vero! Allora si scema. Vai! Allora si scema. Ma quest'arte è troppo bella. Quest'arte è per le persone che dicono che tu sei antipatico, sei aggressivo. Non è questione di aggressività. Questo post te lo spiega, te dice così. Non ho un temperamento aggressivo, ho solo una rapida reazione ed è rotture de palle. È vero! E dopo un po' a chi tocca si ingrugna. È giusto. Non mi romper ca. Non mi romper ca. Non mi romper ca. Non mi romper ca. Wow. Chi mi ha rotter ca. Ti marotterca. Questo invece è per l'esperienza. Questo posto è per l'esperienza. Dice così. Vai. A 20 anni ho fatto qualche cazzao. È vero. Se tornassi indietro con l'esperienza da adesso ne rifarei morte di più. No. Se tornassi indietro a voglia te a babbeli qui. Vai, ti dico questa è troppo bella che poi te lo devo dire che è troppo figa. Vai. E poi me ne vado perché sabato mi devo andare a divertire. Questo è quando fai il colloquio del lavoro. Sì. E ti dice così quando parli l'inglese perché noi romani siamo capaci a parlare l'inglese, Lillo. Guarda che bello il quaderning. Quaderning. E già sei inglese, capito come? Ah. Io sto a parlare microfoning. Sei faigo, capito? Vabbè, comunque una certa c'è sta questo che te fa così. Te fanno le domande e te dicono. Livello d'inglese? Alto. Alto. Traduca parcheggiare. Parking. Parking. Traduca figlio. Son. Sì. Faccia una frase. Mia nonna ha il Parkinson. Sì, vabbè, richiameremo. Cazzo. Hai capito perché a Roma siamo capaci a parlare inglese, Lilli? Vai! Ma che ci frega, ma che ci importa? Vai! Lo starvino ci ha messo l'acqua. E noi gli edimo. Vai! E noi gli famo. Ci ha messo l'acqua e non te pagamo. Ma però noi siamo quelli. Vai, Jessica! Pippa! È meglio il vino. Veli Castello. Ma che allungo? Voglio sei grande! Vabbè raga, io ho finito, questo è sabato. Io vado a divertire che qua stasera le serate sono riprese. Come fatto il sabato scorso, abbiamo fatto start sabato, non si sa che succede, il panico. Salutata, su post è tutto, mandateci lì post sul musicomio che noi leggiamo. Giusto. Ciao Lilli! Ciao, ciao bello! Ciao! Ciao! Chiamano ste porte c'è da bere, da bere, da bere! Su post! Lo adoro signore. Dai Elena, andiamo un po'. Vai così, dai Elena. Allora signori, cosa è successo? Una cosa, dobbiamo andare in shopping. Io voglio ricordare che le persone si possono prenotare per sabato prossimo a venire qui in studio e faremo un tatuaggio gratis. Dunque arriva una ragazza a tatuare.
che poi posso dire, ma è una ragazza, si chiama Mary, verrà a tatuare qui in studio. È una ragazza? Una ragazza, dunque, una bella figa pure, posso dire. Vabbè, comunque, verrà qui, lei ride, giustamente. Verrà a tatuare qui, dunque prendete le prenotazioni, potete scrivere su Facebook, su WhatsApp, su qualsiasi parte, su Marco Valotta, su Vincenzo Foto, VIP, su Facebook, qualsiasi cosa, prendete le prenotazioni per sabato prossimo. Sì. Tatuaggio gratis in diretta. Vai così, allora. Deve durare due ore velocemente. Io pure voglio il tatuaggio. Mi dispiace, chicca. Vai! Ormai. Dai, 16 secondi, VIP, battuta, andiamo in shopping, vai! Qual è la differenza tra l'epatite B e l'AIDS? Non lo so. L'epatite B si prende succhiando le cozze. E la DS? Eh sì, il musicomio va in pubblicità, ma non cambiare perché altrimenti ti verranno queste piccole cose che ti sto elencando: l'unghia incarnita, alopecia, morbo di Parkinson e un foruncolo su per il... Hai capito bene? A dopo. Ma che bello è! Ma che bello è! Ma sei entrato? Ma che bello! Guarda, entro piano, lo rifaccio. Vai, aspetta, vai. Ma che bello è! Vai, di nuovo! Ma qui, che bello è! In diretta su Radio Mania! 882 in FM, streaming, radiomania.it. Invece vai, Pippa! Sulle mani! Sulle mani! Fammi il vocalist, vai! Facci vedere la cella pezzata! La cella pezzata, sempre Marco Rotta, il Pippa, la nostra Jessica, il nostro Ivano, Pippa Foto al completo quest'oggi. E signori, è arrivato il numero uno, il collegamento number one che dobbiamo fare. Qui ci colleghiamo con il nostro DJ, reporter, direttamente da Milano. Da Milano! Alex Belloni, Mister Ax! Ciao bello! Da re del gorgonzola, amore, The Animal. Vai, fammi il vocalist, Alex, vai Alex. Niente, non ce la fa, non ce l'hai, più forte di te. Come stai, amore? Tutto bene, tu? Tutto bene. Allora raccontami, Alex, che tempo fa a Milano? Anche oggi da schifo. Da schifo, di merda proprio. Ok, piove, ragazzi. Piove. Ma fa freddo almeno? Piove, la gatta non si muove. Lo so, ma fa freddo? Abbastanza. Ah, vedi che bello. Senti, io ti presento Miss Cinema Italia 2012, che adesso non conta più un Kaiser, ti presento Jessica. Ma ciao, Jessica! Ciao! A me gusta Jessica con la frusta. Ti adoro! Jessica, ce l'hai vista? Fa tanto, la frusta. Fa rima e c'è. Allora, bello, raccontami un po'. Studio, vai. Allora, raccontami le serate che hai fatto questa settimana e quelle che farai stasera, le altre serate, vai. Te le dico solamente se mi lasci il numero di Jessica. Il numero è 382-9292-382. 338-1653-777. Impegnato. Allora, dimmi. Allora, il venerdì continua... C'è stato ieri, ci sarà il prossimo, ancora che sta andando benissimo, la serata intitolata Bloody Alex. Bloody Alex. A me, al Bloody Mary. E già settimana scorsa ho allargato il menù musicale, inserendo pezzi italiani storici, indimenticabili, oltre a un'ottima selezione di musica revival, di classe, di pause, di mondiali. Grande. Ormai è un venerdì imperdibile, posso dire che settimana scorsa eravamo veramente imballati, quindi sono molto molto contento. Tanta roba, sì. Veramente bene. Partito bene questo 2014 con questo nuovo venerdì all'insegna della mia musica, della storia, di tutto quanto. Poi fra l'altro oggi io sono molto contento perché oggi festeggio i miei 18 anni, non di età ma di musica. Vai così, amore! Hai 18 anni, vuol dire che sì, puoi farti le seghe quando vuoi. Periodo qua nel 96, prima in una radio locale con il mio programma mixato, e poi subito dopo lo fecero la domenica pomeriggio. Bellissimo. E quindi oggi sono 18 anni, quindi sono abbastanza emozionato. Sono contentissimo. Senti, ma mi racconti di Molella? Io ho visto che mi hai mandato il flyer adesso. Sì? Scusa, Monella, perdonami, la serata Monella. La serata Monella è mercoledì. Ah, raccontamela un po', com'è andata? Al Milord. Molto bene, facciamo il terzo atto questo mercoledì. Facciamo praticamente, c'è la cena in sala superiore perché sono due piani con musica di pause e subito dopo italiano con la mia animazione, e poi sotto nella sala inferiore facciamo disco con revival anni 90, commerciale, happy music,
sempre con me e alcuni dei vecchi barman dell'Ura, perché sai che la serata rimane. Lo so. Quindi si balla sul bancone, ciupiti. Ma ricordami un po' il ciupito più strano, no? Perché so che hanno preso il ciupito in mezzo al seno di una donna. Quello più bello è stato quando uno dei barman, che è anche l'organizzatore della serata, che è l'animazione tutto, che ha organizzato la serata con me, Danilo, ha preso una ragazza, l'ha messa sul bancone, l'ha sdraiata sul bancone con tutti i ciupiti e sul suo corpo, esatto. E la gente veniva a prendere con la bocca. Lo faccio venerdì. Ma lo fai tu? Lo faccio io. Lo facciamo su Jessica. Sì, Alex. Se no lo facciamo su Miss Radio Mania, lo facciamo su Noemi, va bene? Studio quando vengo, perché sai che io a Roma ci vengo quest'estate. Lo so, io invece vengo fra un mese da te, lo sai? Non lo so, e vai. Mamma mia, che bello! Allora abbiamo altri locali, altre cose da dire. Dimmi, amore, non ti ho sentito. Me lo riporta a tocchi a casa, stavo dicendo. A tocchi. Ogni volta ci sentiamo e dice: come stai? A tocchi. Allora, altre serate, Alex. Allora, la cosa importantissima è che stasera, che festeggio i miei 18 anni di musica, c'è un'altra cosa. La serata vincente, instancabile, inimitabile ormai, che è Musicomio Live a Milano. Noi abbiamo, signori, il programma a Milano. Stiamo andando molto bene. Lo so. Di Mary, in via Feltre 30. La mia musica, la mia voce, la mia animazione è un appuntamento ormai d'eccezione per tutti i bellonieri. Ma quando è che ci fai fare una guest su a Milano, VIP e io? Facciamo insieme, no? Con te. Mese prossimo, quando vieni, porto anche il VIPone sullo zaino. Mamma mia. Però il VIP, però, guarda, te lo dico, un VIP almeno 3-4 donne per lui, solo per lui. Sì. Allora, Alex, altre cose poi? Allora, gli altri appuntamenti dei PR con cui ho collaborato e collaborerò ancora, cioè giovedì e domenica lo show con Marcello Gasparetti, uh-huh. E il venerdì lo shocking e il sabato lo fashion, sempre con la zia Patti. Grande la zia Patti, dai un bacio alla zia Patti! Dai un bacione! Infatti l'ho vista ieri sera, ti saluto, stiamo lavorando per te. Amore, poi ne parliamo con calma, allora. Facciamo il testone. Poi ne parliamo con calma, io te e la zia Patti. Ciao Pattina mia! Allora, altre cose o ti posso mettere la base che tu vuoi? Allora, la cosa importante è che per partecipare alle serate del venerdì e del sabato basta contattare me, Alex Belloni, AX finale, su Facebook. Invece per la serata Monella stessa cosa, uh-huh. Facebook o Danilo Salvaneschi o Luca Pessini, oppure ancora me, Alex Belloni AX, e sarete i nostri ospiti. Perfetto, ti adoro! Grande Alex! Allora Alex, io so che adesso devo metterti la base. Sei pronto? Allora, le rime baciate di Alex Belloni. Vi presento come un pazzo al manicomio, i saluti a tutto il musicomio. Parto con un marameo e lo faccio al grande Leo. Poi gli canto una canzone al mio mito, il Vippone. Grazie. Minchino davanti ai re della situation, troppo forti, i Pizza Connection. Grande. Ed infine un bacio al mio Vallotta, quel gran figlio del Grazie, grazie, bastardaccio. Grazie amore. Grazie ballerina, era o pagnotta o ricotta. No, tanto è da quando sono piccolo che mi dicono sempre la stessa cosa. Allora, io sto per lanciare... Sul foglietto c'erano i puntini. Esatto. Sto per lanciare il cane del DJ, il progetto con cui abbiamo collaborato anche noi. Possiamo scaricarlo su iTunes, su Amazon, su tutti i portali. Il cane del DJ, giusto? Tribe and Beats, trippe e fagioli, mi raccomando. Yes. Io, quindi la mia voce, il cane del DJ che fa... Bauci, bauci, bauci. Vai così. Allora vai, lo vuoi dire tu? Annuncialo tu, vai. Allora, Tripe and Beans, ovvero un progetto on voice, featuring Mr. Alex Belloni, quindi con la mia voce, e la versione di Robe Rock, la Storm Mix, e il canale DJ, ragazzi. Bauci, bau, vai. Così, bauci, bauci, il cane del DJ, grande Mr. Axe, tratto in mezzo, amore mio, ti voglio bene, grande Alex Belloni. Stiamo andando in shopping, dunque Pip, sei pronto? Una battuta, 1, 2, 3, vai. Più che l'amore è una frase. Vai. L'amore è eterno finché è duro. Ecco, squillano pure i telefoni, andiamo bene. Musicomio va un attimo in pubblicità. Sì, vai. Do cazzo, vai così, decorsia quello tu.
E io pago. Vai, wow. vai. Sempre Musicomio, signori, il VIP si è attizzato, VIP. No, non mi sono attizzato. Io ti vedo un po' attizzato, eh. No. Ricordiamo i nostri contatti, VIP, in modo sensuale la Bandeas, vai. Il contatto. 338-1653. Non si sente in cazzo. Vai, vai, comunque. 338-1653-777 è il numero con la quale mi potete contattare. Ecco, perché avrete VIP con le autoreggenti. Le calze a rete, la minigonna, il piercing sull'ombelico. Sai, mi hai fatto venire in mente una cosa. Questa immagine scena mi mette a dire. Oh. E i tacchi a sfilo, sì. Senti, ma da piccolo a me mi hanno fatto scegliere una cosa grande. Sì. Tra il pisello e il cervello. E non mi ricordo quale ho scelto. Giraci un po' intorno, insomma. Giraci un po' intorno. Dire proprio pisello. No, vabbè, può essere anche il tubero. Il tubo, Detto che hai scelto è come il tubero patata, il cavolo e tutte queste cose qui, insomma, il cavolfiore. Tu che hai scelto? Non me lo ricordo. Allora, signori, ricordiamo che il Musicomio starà in onda anche in replica domani dalle 19 alle 21. Se non c'è la replica, c'è il best, sicuramente. Vai, sì, così. Sì, sì. Allora, signori, signori miei, VIP. Sì, praticamente girando qua per di là, per di qua, per di là. Esatto. Io e Jessica abbiamo viaggiato molto. Abbiamo assaggiato queste cose. Come si chiamano? Dine una che hai assaggiato, che ti è piaciuta tanto. Ah, quella che mi è piaciuta tanto era. Ma... Ecco. Ma non l'abbiamo chiuso prima. Salve, ecco. Salve a tutti e ciao. Scusate il disturbo. Non volevo disturbare come sempre, ma lo sapete, io ogni tanto devo entrare di sguincio in questo programma per dedicare le mie poesie al mio amore. Io sono poeta. La poesia, signori miei, la poesia ti fa andare lontano, ti fa vedere cose che non hai mai visto, sì. Ti fa fare cose che non hai mai fatto. Tipo, depilare la bagiana di tua suocera, solo perché la tua ragazza ha detto di farlo. Che schifo. Ma queste sono altre storie. Vi prego, io sono qui per dedicare le mie poesie d'amore al mio amore. Lo so, poi mi caccerete come sempre, bravo. Ma sempre di sguincio riuscirò ad entrare, non vi preoccupate. Okay. Posso dedicare una poesia al mio amore? Vai. Vi prego. Vai, tranquillo. Grazie. Vai. Amore mio, eccomi qui. Come dicevo a questi rompiballe del Musicomio, sono entrato sempre qui, di sguincio, in questo programma, per dedicarti le mie poesie. Perché la poesia, amore, è la cosa più bella che noi abbiamo. Mi ricordo quella volta mentre dormivi, ho preso le forbici e per farti uno scherzo ti ho tagliato i capelli e con la macchinetta te li ho tagliati a zero. Poi sono andato a prendere il cane, ho depilato il cane a zero, ti ho messo la colla sulla testa e ti ho messo i peli del cane. Eh sì, che bei scherzi che ci facciamo, vero amore? E mi ricordo anche quella volta che tu mi hai detto accompagnami a fare la spesa. Ed io in tasca ti infilavo gli oggetti senza che tu sapevi niente. Bastardo. E quando sei andato ad uscire è suonato tutto quanto e ti sei fatta 2 mesi di carcere. Sì, che ricordi. Che scherzi. Vai. Che ci facciamo, amore. E per questo, amore mio, Jessica, perché io ti amo, ti voglio dedicare questa poesia. Amore mio, sei il mio bicchiere d'acqua di prima mattina. È per te, Jessica. Sei l'acqua che mi rinfresca quando faccio la doccia. Tu, amore, sei cristallina, appunto, come l'acqua. Yes. E sì, amore, sei quell'acqua che lava ogni cosa nel mio corpo. Amore, dopo tutta quest'acqua mi diventi una busta di piscio, però... Ora devo andare, amore mio, lo so che mi ami e che io ti amo, ma non ti preoccupare, come sempre di sguincio in questo programma riuscirò ad entrare per dedicarti tante poesie. Ciao, amore mio. Ma come fa? Una cosa del genere, dai. C'è una novità. Volevo salutare Christian, il gestore del Milord. C'è la caramella in bocca? No. Non si può fare radio, però. Volevo salutare Christian, il gestore del Milord, che ci sta ascoltando da Milano. Vuoi la caramella? Grazie. Allora, grazie. Allora, Christian, il gestore del Milord, che ci sta ascoltando da Milano. Ciao bello, la poesia la puoi dedicare, Christian, se vuoi la tua ragazza. Non è un problema, vai così.
Allora Pip ha mangiato la mia caramella. No, mi ha sleccato la mano. Ti ha sleccato la mano. Io quando vedo una caramella lecco. Buonasera Diego. Ciao ragazzi. Ben tornato Diego. Grazie cari. Ecco, gli ha leccato la mano Diego. Passiamo. La mano poco male. Capito, ti rendi conto? Gli lecca la mano. E allora niente. Signori, è il momento di collegarci con lui. È il momento ecclesiastico. 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 Ci colleghiamo con lui. L'unico. Fracassio da Velletri. Grande cielo ci ha mandato lui, il frate che medita e poi agisce, Fracassio da Velletri. No. Una volta che mangio una caramella, una! Fracassio da Velletri. No, io più. E siamo qui, sempre in questo convento. Sì, in quel convento dove c'è lui, Fracassio da Velletri. E come sempre, voi lo sapete, era immerso nella sua meditazione. Che è successo? E come ogni volta a interrompere la meditazione arriva lui, il suo assistente Amilcare. Sì, spirito! No, Fracassio, non sono spirito, sono Amilcare. Amilcare! Ormai non riesco più a dire niente, soltanto che che è successo? Perché mi interrompi nella mia meditazione? Quando arrivato lassù, io glielo dico, così ti do una capocciata. Capito? No, Fracassio. E tu non devi capire, ti devi solo suicidare. Che è successo, Amilcare? Fracassio, bisogna andare da quelli che guidano la moto, perché fanno su e giù con la moto, però se non sono benedette non guidano la moto. Capito, no? È una cosa di moto. Dunque, tu intendi dire che bisogna andare da quelli che guidano la moto e benedire le moto, perché se no non guidano più la moto? Eh sì, una cosa del genere. Vai! Amilcare, prendi la mia moto e andiamo alle moto. Ma Fracassio, noi non abbiamo la moto. Ma come non abbiamo la moto? E quella che cos'è? Ma quella è una bicicletta. No, se gli ho messo il motore della Ferrari sotto. Fracassio da Velletri e Amilcare andavano alla gara di MotoGP per benedire tutte le moto prima della partenza. E chi è? Aprite, nel nome di quello che sta laggiù, e tu lo guardi laggiù e gli dici, e tu che sta a fa qui? Ma chi sei? Sono Fracassio da Velletri. Oi, Fracassio da Velletri, ancora tu qui stai, ma che vuoi ancora? Devo benedire le moto, aprite. Vabbè, apri un attimino, vedi un po' cosa vuole questo, sempre qua, pure qua sta questo, apri un attimino, va. Eccolo. Iniziamo da questa moto che mi pare un po' strana e mi pare un po' modificata anche. Tu come ti chiami? Io sono Valentino Rossi. Valentino Ghi! Ecco perché l'ha modificata questa moto, è rossa. Scusi frate, ma lei chi è? Io sono Fracassio da Velletri. Ah, devo confessare un po' di peccati frate. Confessa, dimmi tutto, che hai fatto? Diciamo che sono fidanzato e sono andato con una delle ombrelline e ora, non so, il rimorso non mi fa più guidare. E allora aspetta, intanto benedico le altre moto e per te una benedizione particolare che ti fa ghighighi. Intanto vi benedico le moto nel nome di quello che lui a destra e a sinistra, poi guardi a destra e fai poi guardi a sinistra e fai e guardi in mezzo e fai e dietro non c'è nessuno nel nome di quello che vi benedico, mi raccomando, andate e cadete in pace. Questa è la mia benedizione. Bene. Fracassio, bisogna andare da Valentino Rossi perché aspetta la sua benedizione. È vero, Valentino, di qua dove sei? Ghi. Allora, Valentino Rossi, io ti benedico, ma prima la tua penitenza. La tua penitenza sarà di portarmi tutte le ombrelline da me, Fracassio da Velletri, e fare un arruolamento al Vaticano.
e tu per oggi non guiderai la moto, ma la guiderò io in nome di Dio, perché di qui mi dà la forza, e se vincerò mi regalerai tutte le ombrelline che hai. Fracassio mi dà la moto allora. Va bene, Fracassio, va bene. Eccola. Nel nome di quello che lui che ti guarda e ti fa ghighighi, e ti guarda e ti fa ghighighi, e tu lo vuoi bene uguale, perché anche se ti fa ghighighi vuoi bene, e io ti benedico, Fracassio da Velletri, in modo che non potrai peccare più nella tua penitenza, come ho detto prima, e portare l'ombrellino da me e fare l'arruolamento al Vaticano. E basta. Questa è la mia benedizione. E poi non ho capito che benedizione. Non lo so. Dove sono le ombrelline? Eccolo. Fracassio da Velletri si preparava a correre, a fare la corsa del MotoGP, appunto, con la moto di Valentino Rossi. Eccolo. Dammi la moto! Dammi la moto! Ma Fracassio, sei capace a portare la moto? Se ci riesce un nano, ci riesco anch'io, che io sono più alto di lui! Vai, Fracassio, vai! Ecco, adesso, curva a sinistra, a sinistra. Vai con l'impennata, vai con l'impennata. Che succede? Che succede? Che succede? Che ha fatto? Amico, mio amico. Vai, Fracassio, hai vinto. Grazie, grazie. Hai visto, Valentino? Che facile, Udini. Basta mettere il motore della Ferrari sotto quello della moto. Bravo, Fracassio. Ora sì che bisogna rispettare il patto. Dove sono le ombrelline? Le ombrelline? Vai, tutto al Vaticano con me. Vai. Ma Fracassio, che cosa ci dobbiamo fare con tutte queste ombrelline? Stai tranquillo, che quando piove e tira vento, c'è l'ombrello a starti accanto. Vai. Allora, io volevo fare un regalo. Mi passi la borsa mia bella blu, per piacere? Volevo fare un regalo a, giustamente, a Miss Cinema Italia 2012, che adesso non conta. Allora, tesoro, io ti volevo regalare una cosa, ti ho portato qui. Però non devi guardare. Non devi guardare niente. No, quello nero non gli piace, quella la fragola. No, quella fragola. I frutti, l'erba. Allora, gli regalo un preservativo alla mente. Alla menta, questo è per te. Ah, ok. Ok, almeno ti sai, ti rinfresca. Tieni, questo è per te. Questo è il nostro regalo del musicomio, un preservativo alla menta. Preserviamo il futuro. Anche ragazzo. Fagli la foto, perché sai. Fagli la foto, per piacere. Marco, posso dire una cosa? Mi sono preservativo io. Questo non funziona a cazzo, però. No. Allora, fai la foto, vieni Diego. Vieni qua e facciamo la foto prima di staccare tutto. Dai. Allora, ecco lì. Vieni qua, miss. Ecco qui. Il preservativo. Scusa, vieni anche tu, fai farla. Fai la foto a lui. Vieni qua, fai la foto, Tiziano. Ciao Tiziano, dacci una mano. Dai, dai che siamo alla fine. Cioè, lui fa il fotografo. Io abito, dai. E lui fa il fotografo. Con le ma tutti bravi siete. Vai, oh, dai, tutti qua. Non è una Nikon. Vai. Non tu la devi usare. Fallo vedere. Vai. Eccolo lì, vedi, il preservativo alla menta. Quante cacchio le fai le foto? A parte tre, giusto. Quando lo usi, quando lo usi, ce lo dici. No, ce lo dici. L'ho usato. Ah, faccio video. Fai il video di quando lo usi. Ok. Allora, signori, siamo alla fine. La sigla. Volevo ringraziare Diego, il mio DJ preferito. Ciao, piccoli cuccioli di foga. Tu c'hai le corna, però. Poi, in separata sera, ti spiego però perché. Però non si dice foga. Vabbè, poca senza la voglio ringraziare il mio Pippa, grazie Pippa! Grazie. Ivano, grazie Ivano! Ciao a tutti! Questo come si chiama che sta qua? Scorpio! Il fotografo! Vabbè, il fotografo, com'è? Tiziano! Grazie, uguale, sei con la maglietta di Assassin's Creed 4. Vai così! Volevo ringraziare la mia Jessica! Vai così, ricordate Pizza Connection, Emiliano Chioffi, Federica D'Andrea, grazie a tutto lo staff del musicomio. Vai grande così. Marco, ricorda tutto quanto, domani in replica dalle 19 alle 21, sempre su radiomania.it. Se mi ricordo una cosa, se ricorda. Ci vediamo sabato prossimo, sempre dalle 16 alle 18, qui su Radiomania. E ricordatevi, musicomio! Se non sono matti, non ce li vogliamo. Da Marco Lotto è tutto, ciao!